C'è il livello segreto. Cerchiamo di capire chi ci sarà nel livello segreto. Il mostro. Chi ci potrebbe essere? Chi ci potrebbe essere? Nel senso che ci va di mano, di petto, di tacco e di punta, due volte campione italiano, ormai convertitosi al tackball. La mia titrebbia difensiva che fa 10 minuti con un gelato, patron della manifestazione insieme a Chicco Rossi, l'irrequietezza fatta giocatore, Marcone, Togliera, Cominati! Di scena per il suo compagno, un compagno d'eccezione, Henry Rossi, scarsa fatica nel midollo, no scherziamo, ha la schiena bloccata perché non è abituato a lavorare per due giorni di fila, ha tolto il compito ad un tizio mancino che passava di qua per caso. Ladies and gentlemen, la mano sinistra del diavolo, il signor Skyball, Adrian Ignacio Caramula! Il monopattino l'avete vinto, cioè stavamo scherzando. Comunque, se battete sti due ne vincete due, anzi vincete il quad. Ovviamente quello che tutti si stanno chiedendo è tra la Teiera e Adrian chi andrà a muro. Giusto? Leo hai ragione. Anzi, riformula la domanda che così lo sanno tutti. Marco, perché è Teiera? Allora, dovete sapere che la Teiera, per l'appunto, cioè, è un giocatore un po' inquieto. Dicevo stamattina che fino adesso gli sono stati contati e catalogati 128 tic diversi tra la tirata di maglia, pizzica la scarpa, gira cosa, batte le mani, e quindi ho detto la Teiera perché sbuffa. E siamo pronti, sta per cominciare il livello segreto. Daniel Maier, Luca Sellemut da una parte, Marco Caminati, Adrian Carambula dall'altra. Adriano,
al servizio. La murata su Luca Salemur, francamente questa stampata era quotata a 330, ma ovviamente non ci ha scommesso nessuno. Di nuovo carambola al servizio. Scatto di Adrian Carambola, ricercata 2-0. Di nuovo al servizio, mezzetto tagliato fino. A tutto fuoco, Luca Salemut. 1-2. Adesso è Helmut in battuta. Fatta di Marco Caminati, 3-1. Adrian chiama lo schema a muro. Lucchino a scavalcare il muro, il Marcone Caminati, 4-1 il punteggio, cambio di campo. Di nuovo la teiera al servizio. Centra il palo, vince un mappamondo, ma perde il punto. 2-4. Daniel Maier in battuta. Line shot di Adrian Carambola, 5-2. Si ferma in rete la knock di Daniel Maier, 6-2. Non va questa volta l'affettata di Adrian Carambola, 3-6. Dall'altra parte Luca Salemut. Che meraviglia! Fuori di un soffio, la battuta tributaria di Luca Salemut. Cambio di campo sul 3-7. Credo che fosse una richiesta implicita, ma poi insomma valuterà. No. Bezzo canuro di Adrian, non va la difesa della teiera. 4-7, Daniel Maier. Scatto preciso, retto di Adrian Carambola, 8-4. Sghignazza. Infestata la Skyball di Adrian Carambola, Marco di Fabbrica, 9-4. Il pubblico apprezza la replica. Non va questa volta, cambio palla facile per Helmut Maier, 5-9.
Lucas al servizio. Blocca di seconda intenzione della teiera, c'è l'autocopertura di Daniel Maier, ma non ci può arrivare Lucas, cambio di campo sul 10-5, di nuovo la teiera al servizio. Bombardata dal pezzo uomo di Lucas Sellemuth, 6-10. Set.